Ciao, sono Vinicio Marchioni e sono molto felice di questo appuntamento con l'ufficiale. Ciao. Ciao Vinicio, allora parliamo un po' dei tuoi progetti attuali, cosa stai facendo? Raccontaci. Allora, ho due film che stanno per uscire. Uno è Ötzi and the Mystery of Time, Ötzi il mistero del tempo, che è una. Il primo esperimento di family fantasy girato in Italia, con un cast completamente internazionale, girato in inglese. Mi diverte molto questo film perché è il primo film che faccio con l'obiettivo di andare finalmente in sala con i miei figli anche per poter vedere un film che è fatto per loro. Invece uscirà in autunno, ma non so ancora bene la data, un altro film, un'opera prima di Simone Catania che si chiamerà The Drive Me Home, girato insieme con Marco D'Amore. Riprenderò la tournée di Zio Vania con la regia mia insieme con Francesco Montanari, con Milena Mancini e altri attori. Sto ultimando le riprese del nostro documentario su Anton Chekhov e sull'ossessione mia, diciamo, su quest'autore, su tutti questi 4 anni di studio su di lui per metterlo in scena. E scriverò il film anche, tratto da Zio Vania, sperando di riuscire a iniziare le riprese il prossimo anno, vi può dirlo. E inizio altri due film tra un po'. Io so che tu fai anche charity, ti ho visto con Every Child is My Child, e ci parli un po' del progetto. Come no? Every Child is My Child è una onlus formata un anno e mezzo fa ormai, insomma, da Anna Foglietta, che è, diciamo, la nostra presidentessa. Insieme a moltissimi altri attori, artisti, personaggi di uno spettacolo, musicisti, con questa onlus collaboriamo con un'altra onlus che si chiama Insieme si può fare, che sta sul territorio siriano e turco da molti anni. Stiamo costruendo lì una scuola dove da un anno e mezzo abbiamo 60 ragazzini che sono lì. E facciamo 40 kg di pane al giorno lì e stiamo portando avanti un altro progetto sempre lì, che è quello di insegnare dei mestieri soprattutto alle donne. Sì, nasce tutto dal libro. Nasce, sì, qui questo libro è stata una delle prime iniziative che abbiamo fatto con Every Child, nel senso che ognuno di noi ha scritto una fiaba. Il libro si chiama Storie vere e magiche di piccoli grande felicità, è in edicola ancora, quindi andateci a comprarlo. E poi abbiamo fatto un concerto di cui adesso stiamo realizzando questo documentario che uscirà, spero, nel minor breve tempo possibile. E ovviamente tutto il ricavato di queste attività va al 100% lì. Cioè, prima abbiamo parlato dei tuoi progetti futuri, teatro, cinema, anche regista, diciamo, e comunque sceneggiatore un Sì, po'. sì, sì. Stai iniziando. Cos'è che alla fine ti rappresenta meglio? Ma non lo so, un po' tutte queste cose messe insieme, forse. Sicuramente l'attore è la principale delle cose che faccio ancora. La regia mi affascina sempre di più, però boh, la percepisco come una molto naturale evoluzione di quello che ho fatto fino ad adesso, insomma. Ho delle cose che mi animano moltissimo e su quelle idee mi piace la possibilità di lavorarci sopra con un gruppo di persone che sto costruendo in questi anni. Scrivere mi piace moltissimo e siccome amo moltissimo, non solo perché lo faccio anch'io, ma amo moltissimo proprio gli attori e le attrici, la possibilità di averli davanti a me per costruire insieme uno spettacolo o un film è un'idea molto Questo momento ti emozionante. Sì, prende. sì, sì, sì. Grazie mille. Grazie a voi.